Non lo sapeva io. L'estate è esplosa in tutto il suo calore e non c'è niente di meglio di un tuffo nel lago. Ma voi lo sapete che non mi accontento mai. E allora questa volta mi faccio un tuffo nel passato. Ovvero, vi racconto poche cose della preistoria nel nostro territorio. Ovviamente questo video nasce dalla curiosità di tanti bambini, amici, cioè figli di amici che mi hanno chiesto: ma visto che parli di storia, perché per far contenti i bambini non parli anche della preistoria che piace molto? E i bambini lì dicevano: sì, parla di dinosauri. No, è possibile parlare di dinosauri, qui non ne abbiamo. Però abbiamo i grandi animali, ho suggerito loro di andare a vedere gli elefanti pleistocenici e tutto il corredo biologico della Polledrara di Ceganibbio. Insomma, se siete interessati all'argomento, anche quella si trova in Agroveglientano, più o meno sulla via di Boccea. E insomma, andate perché è un posto fantastico. Ma oggi volevo parlarvi dell'insediamento della marmotta. Cioè, questo insediamento palafitticolo di circa 8.000 anni fa, che si trova poco a nord della cittadina, eccola qui, di Anguillara. Quindi ovviamente non si vede nulla, no? Non si vede niente, non è un qualcosa che si può vedere. Nel 1992 vengono realizzati degli scavi per una condotta d'acqua molto importante. E la dottoressa Fugazzola del Pino ha seguito, diciamo, questi scavi, rinvenendo sul fondo del lago tutta una serie di pali di legno, dei mozziconi di pali di legno a 6 metri, 6-8 metri di profondità e a circa 350 metri di distanza dalla riva, proprio qui davanti, perché insomma, questo villaggio circa 8.000 anni fa viene realizzato, protetto dal promontorio di Anguillara, in questa insenatura che insomma vedete alle mie spalle, e però insomma il lago era molto, molto ritratto perché questo villaggio si trovava proprio sulle sponde del lago, è definito perilacustre, sulle sponde del lago e oggi si trova a 350 metri di distanza, quindi il lago è cresciuto di circa, no, 6 metri in altezza e 350 metri di lunghezza. Era più piccolo quindi all'epoca il lago di Bracciano. Questo vuol dire anche che c'era tutta un territorio tra il villaggio e la sponda attuale che era un territorio ottimo per coltivare, ottimo per tenere gli animali, e, insomma, era proprio un posto, un luogo ameno e c'erano sicuramente tante persone che abitavano in questo villaggio, ma insomma, parliamone un attimo. Allora, com'era la vita all'epoca, prima della nascita di questo villaggio? Probabilmente qui abitavano dei cacciatori-raccoglitori, abituati appunto ancora con delle caratteristiche sia per quanto riguarda l'industria litica sia per quanto riguarda altre caratteristiche, insomma, poi lo studio approfondito ve lo linko, ve lo metto nel link, probabilmente legati ancora a delle fasces mesolitiche, quindi quell'età del neolitico di mezzo. Come cambia? Come si arriva al neolitico? Forse in questo caso con un intervento straniero. Cioè, abitanti del sud Italia che si muovono dal sud Italia, si muovono verso il centro via mare, con delle imbarcazioni, insomma, poi le vediamo, e cercano, entrando dentro i fiumi, praticamente, che sfociano nel mare, cercano i luoghi dove poter stabilirsi. E probabilmente, questo lo sappiamo perché già all'inizio del villaggio, all'inizio della vita del villaggio, nel 5700 circa avanti Cristo,
All'inizio della vita del villaggio troviamo già una buona organizzazione. Questi avevano già delle industrie litiche particolari, utilizzavano pietre che venivano dalla Sicilia, per esempio l'ossidiana. E, insomma, ci troviamo di fronte al villaggio perilacustre palafitticolo più antico di tutta l'Europa occidentale. È pazzesca questa cosa. Seguiranno poi i villaggi perilacustri alpini, ma insomma nel centro Italia e soprattutto nel lago di Bracciano e soprattutto nell'agro orientano ci troviamo questa meraviglia e in pochi la conoscono. Questi palafitte come erano realizzate? C'erano tantissimi, centinaia di pali, soprattutto di legno di quercia, ma anche di legno di alloro e di frassino in porzioni minori, che sostenevano dei tavolati. Su questi tavolati erano realizzate delle case a tetto spiovente, grandi, più o meno 9 metri per 5, e queste case di legno erano spesso divise in due, avevano un divisorio, lo si capisce dalla pianta dei pali, insomma, che sostenevano anche le pareti. Forse nella parte meridionale di queste case abitavano le persone e nella parte settentrionale erano usate come magazzino, laboratorio o ricovero per animali. E di cosa vivevano? Vivevano di agricoltura. Che facevano? Quando servivano dei pali, quindi disboscavano parti di bosco, creavano delle radure, poi forse con il fuoco, diciamo, bruciavano il sottobosco e cominciavano a coltivare. Cosa coltivavano? Cereali, frumento, il farro, l'orzo, e poi coltivavano legumi, i piselli, i ceci, le lenticchie, insomma, e questi li consumavano, li macinavano, ci facevano farina, oppure li consumavano così, ma poi c'era l'allevamento di caprovini, pecore, capre, ma anche di maiali e anche di bovini. Mentre per quanto riguarda le pecore e i maiali, quando li mangiavano, perché abbiamo trovato i resti ossei dei loro pasti, quando li mangiavano giovani. Per i bovini li mangiavano da adulti, e quindi forse prima ne sfruttavano la forza lavoro, forse proprio per lavorare la terra con degli aratri. Insomma, pazzesca questa cosa. Ma c'erano anche altre specie che venivano, specie diciamo selvatiche, no? Quindi avevano mantenuto intatta la loro esperienza di cacciatori, tassi, ricci, volpi, cinghiali, c'era un po' di tutto, e usavano le ossa e forse anche il pellame per tutta una serie di attività utilissime. Dei cinghiali, per esempio, con le zanne ci facevano dei monili. E poi c'era l'uso anche di altro tipo di piante. Raccoglievano la frutta selvatica, e chissà se forse già la selezionavano, e hanno trovato insomma anche dei semi di uva. E probabilmente quindi l'uva la mangiavano come bacca, ma chissà, magari già ne riuscivano a conoscere alcune caratteristiche, diciamo, no, come posso dire, in grado di alterare lo stato attraverso la fermentazione. Quindi già forse non un vino, però già forse magari usavano l'uva fermentata per andare un po' su di giri. Sicuramente usavano il papavero, di cui e il lino, entrambi per i semi con i quali si poteva fare l'olio. Il lino con le fibre ci potevano fare dei tessuti, e col papavero, però, attraverso il lattice del papavero, potevano anche andare fuori di testa, potevano usarlo per rituali, ovviamente, che potevano, insomma, coinvolgere degli stati psichici particolari, o potevano essere usati anche come medicinali. Tantissime piante erano usate probabilmente come medicinali, e in più avevano tutta una serie di strumenti di legno, strumenti di pietra, con la pietra lavoravano il legno, strumenti di terracotta, e quindi già cominciavano a fare appunto dei lavori in terracotta, coppe, tutte decorate con delle decorazioni, insomma, che rispecchiano le fasces del periodo nel centro Italia. Ma la cosa più interessante di tutte
è quella della navigazione. Loro navigavano ovviamente sul lago, probabilmente erano giunti navigando. Ricordo che appunto il villaggio ha una durata, diciamo, della sua vita di circa 450 anni, dal 5700 al 5250 circa avanti Cristo. E navigavano, entravano, uscivano dal lago attraverso l'Arrone, forse appunto con queste grandi piroghe di legno. Forse era là, sicuramente prendevano dei grandi tronchi e li scavavano. Questo perché? Perché è stato trovato addirittura un cantiere navale, cioè sepolto dal fango e quindi protetto non solo questi mozziconi di palafitte, ma anche un'intera piroga, più di un'intera piroga, 5 piroghe, di cui una è esposta al Pigorini, un'altra è conservata e altre due sono invece nel centro visite di Anguillara Sabazia, un centro visite che ad oggi è chiuso al pubblico, ma che in realtà si trova ad Anguillara Scalo, ma che in realtà è stato aperto su richiesta anche, ma insomma io ho portato tante scolaresche lì e quindi insomma è stato divertente raccontare ai bambini anche questi aspetti. Un centro visite ben fatto, devo dire. Comunque, questa vita sul lago era una vita ovviamente di navigazione, e questa navigazione, viste le caratteristiche di questa piroga 10,50 m di lunghezza, con anche degli altri elementi legati alla navigazione, poteva probabilmente anche, insomma, queste navi avventurarsi, queste piroghe avventurarsi per mare. Ma la cosa, diciamo, la navigazione era talmente determinante che sono state trovate anche delle piccole imbarcazioni di terracotta, dei modellini, che però forse avevano un aspetto cultuale o legato, o funerario, non lo sappiamo, o legato proprio a un aspetto totemico. Era l'imbarcazione, per loro era l'elemento, diciamo, determinante. Insomma, queste imbarcazioni in parte riproducono delle piroghe, alcune invece riproducono delle imbarcazioni differenti, sempre con la stessa forma allungata, ma che assomigliano di più alle canoe, quelle classiche che si vedevano nei fumetti qualche anno fa degli indiani d'America, fatti con pelli e canne. E quindi insomma è un mondo che dobbiamo immaginare molto simile a quello, forse, chissà, degli indiani d'America, non lo so, però sicuramente era un mondo affascinante che ha avuto anche una conclusione, perché tutte queste cose sono state rinvenute sul fondo del lago e lasciate lì. Il lago deve essere cresciuto nel giro di brevissimo tempo e avere indotto alla fuga gli abitanti. I laghi vulcanici purtroppo questa cosa la fanno, e lo sappiamo anche per quanto riguarda il lago di Albano, che si era innalzato durante il periodo della guerra tra Roma e Veio. E quindi anche il lago di Bracciano si deve essere alzato in un periodo brevissimo di tempo in maniera sorprendente e aver indotto alla fuga, tanto da lasciare il cantiere navale aperto e tutte quante i materiali aperti, e soprattutto non ha fatto vittime, perché non sono stati trovati resti umani. Quindi ne conosciamo poco. Un'ultima chicca, un piccolo oggetto di culto, una dea madre, queste statuine femminili con le forme abbondanti, probabilmente in una posizione quasi seduta perché ha le gambe ritratte, ve la metto, rinvenuta appunto in una di queste, sul fondo ovviamente di una di queste palafitte. Quindi sicuramente il culto della dea madre, questa divinità ancestrale che ovviamente proteggeva tutto ciò che riguardava gli aspetti della natura, della fertilità della vita, no? La mamma ci protegge, e quindi della vita di questi villaggi, era sicuramente presente, proprio perché questa statuina ricavata da un'unica pietra è stata rinvenuta. Anche questa vi metto nelle immagini e con questo vi saluto. Chissà che fine hanno fatto, si saranno poi spostati, avranno colonizzato altre aree che ancora non abbiamo ben individuato sul nostro territorio, ma insomma da lì poi la vita è sempre esistita nell'agro veglientano e si arriverà poi all'età del bronzo, con tutte le fasi dell'età del bronzo, gli insediamenti dell'età del bronzo, fino alla nascita dei primi insediamenti, insomma, sulla città di Veio. Veglientani Sumus, ciao!